Ciao, questo è un nuovo video che è il solito che faccio su Dylan Dog, che anche se adesso non so ancora perché mi sono arrivati questi due volumi di Dylan tra il mensile 455 Fuga da Golconda mi sono preso assieme l'enciclopedia della paura che le ho lette assieme, che adesso non so bene, bene che video faccio uscire prima, però in questo qua voglio dedicare proprio al Dylan Dog e l'enciclopedia della paura proprio di quest'anno del 2024 che ha queste tre. Tre storie inedite che a parte che l'uscita proprio dell'enciclopedia avevo sentito solamente che l'avevano annunciato l'uscita, ma il giorno giusto il giorno giusto della sua uscita non lo sapevo, ma l'ho scoperto solamente oggi quando sono andato in edicola, che dietro al volume al mensile c'è scritto proprio il 24 di luglio, ci doveva essere già in edicola già settimana scorsa, però mi sa che c'è stato qualche ritardo, ma l'edicolante sa che magari che io Dylan Dog prendo sempre tutto e assieme al mensile mi ha dato proprio anche la parte dell'enciclopedia della paura con queste tre, come si dice, queste tre storie inedite con dopo ogni storia c'ha queste parti, magari dove parla proprio sempre di, magari di o fi magari film o fumetti sempre che contrama magari horror, tranne magari all'inizio che appena si apre magari il volume c'è questa parte c'è anche magari anche l'indice all'inizio che prima c'è la parte del film, dopo la serie, videogioco, libro, fumetto e dopo c'è A come Alfredo che parlava più che altro di queste cose qua tra film, giochi magari horror nelle prime magari pagine, il libro che era questa parte qua, parlava più che altro magari di queste cose che magari questa parte qua la devo magari ancora leggere, che mi sono per adesso letto solamente le tre trame, adesso magari per il resto, perché c'è l'indice qua che ogni volta che finiva una delle storie c'era questa parte B come buio, L come licantropo e Z come zombie. Per ogni volta che finiva una di queste tre trame c'era questa parte qua, che quella la devo ancora andare magari a leggere, che mi sono guardato solamente magari un attimino magari le immagini, magari che parlava sempre magari di film o magari come si dice, o film o fumetti, ha parlato magari la parte magari sempre di Tiziano Sclavi, della morte, dell'amore, che qua parlava sempre cose, magari sempre magari horror, che la parte magari Z come zampi è stata fatta da Maurizio Colombo, la parte magari come si dice L come Licantropi di Luca Barbieri,
e all'inizio B come bu buio era stata fatta perché c'è il nome sotto che era stata fatta da Gianmaria contro che anche B come buio facevo male. A parte che la devo magari ancora leggere, che parlava più che altro magari anche questa qua di film, anche questo film che mi ero visto l'inverno scorso, che è stato rifatto magari da Stephen King, che sono cose magari, cose magari come si dice. Notizie che possono essere come si dice tornati magari utili che scopri magari cose in più tra film, fumetti e altro anche di magari di House of Darkness parlava anche sempre cose di horror, di paura tra film, fumetti in queste tre parti e anche all'inizio a parte sempre horror tra film, videogiochi, le serie magari TV così a parte anche del videogioco però nella parte magari delle tre trame ho visto che tranne l'ultima che hanno fatto che le tre trame si chiamavano la prima la verità sepolte di i testi sono come si dice le verità sepolte i testi sono di Claudio Chiaverotti e i disegni di Piero Dall'Agnol e Renato Riccio, che a parte che, come stavo dicendo, l'ultima è quella che mi è piaciuto di più. Poco questa prima trama che si vedeva, che erano come stavo dicendo, tutte trame inedite, le verità sepolte. Che anche la parte magari di disegni magari sono come al solito che ci potevano magari anche stare la parte dei disegni però non volevo magari dire particolari di come si svolgevano magari le tre trame magari vi dico solamente di cosa magari parlava più che altro. Che nella prima parlava di questa villa che ha un blackout che partecipa più che altro nelle tenebre, rivelando più che altro magari queste magari presenze, come si dice, più che altro mostruose in questa villa. Però anche se sono trame, magari anche su certi punti di vista, magari anche corte, ci potevano magari anche stare. Dopo nella se seconda trama, I denti della notte, che i testi sono di Bruno Enna, i disegni di Fabiana Fiengo. Anche questa qua, i disegni ci potevano magari anche stare, che parlava più che altro che i frequentatori di questo pub vanno a caccia più che altro di questo, di un lupo, di questo lupo mannaro, anche se magari sono storie, magari su certi punti di vista, magari sono un attimino un po' più corte di soliti, magari mentili, però mi erano piaciuto più che altro, magari più che altro questa qua, la seconda, quella centrale, come trama, che c'aveva magari mi ha piaciuto, mi aveva tipo colpito magari un attimino di più, confronto magari le altre due, la prima e la terza.
che magari era anche un attimino un po' più lunga, e c'era magari un po' più magari cose magari da leggere nella seconda. Dopo l'ultima che si trovava cadavere vivente, più che altro questa qua mi è piaciuto un attimino di più magari nei disegni, perché erano di Davide Funò, però è stata una di quelle trame velocissime da leggere, che c'erano più che altro magari c'erano magari durante magari, come si dice, che c'erano tavole che dovevi magari più che altro magari guardare, o magari con poche magari co cose scritte, che in questa ultima magari trama cadavere vivente, che i testi sono di Giancarlo Marzano, e i disegni, come vi ho detto, magari erano di Davide Funò, che i suoi disegni magari mi sono sempre magari piaciuti, però più che altro magari questa ultima magari mi è piaciuta più che altro di più magari nella parte dei disegni, però è stata magari quella più veloce magari nella lettura, che parlava più che altro di questo folle dottore che si chiama Zarno, come si dice, Zardoz, come dottore, che usava più che altro magari cadaveri come cavie, come stavo dicendo, magari, da farla breve, magari usava più che altro questi cadaveri. Come ca ca cadavere magari, di questi cadaveri viventi magari come cavie, e questi cadaveri che magari vi volevo fare vedere magari qualche altra tavola di questo ultima magari trama che c'era, perché mi erano magari piaciuto molto magari questa i disegni di Furno, che come trama mi è piaciuto più che altro magari da parte mia, sempre da parte mia, come trama la seconda, e a parte dei disegni, questa ultima, questa qua di con Furno come disegnatore, che mi ha come si dice, che questi disegni di Furno mi hanno piaciuto, che a parte che magari la parte, come si dice, dove questi qua tra lì, B come buio, L come licantropo, e la parte di, come si dice, Z come zombie, la devo magari ancora magari un attimino un po' stare lì a leggermi magari tutto, di andarmi magari a leggere proprio al dettaglio le cose, che più che altro magari ho guardato più che altro magari magari, come si dice, i titoli magari per capire un attimino di cosa parlavano, che devo ancora magari, come si dice, capire bene magari lo specifico di cosa parlava, però volevo magari dare più che altro priorità a questa, come si dice, alle queste tre trame che si vedevano, che si trovavano dentro questo volume, che la copertina proprio di questo volume qua è stata fatta di Tommaso Fabrizio,
che mi ha come copertina, a parte magari questa parte nera, però con Dylan così capovolto, magari, mi ha tipo piaciuto. E niente, che magari anche la parte del licantropi, ho visto L come licantropi, che c'era questo Luca Barbieri, ho visto che c'erano magari cose magari anche interessanti da andare a leggere, che mi volevo magari concentrare più che altro sulle trame, per fare logicamente il video, che adesso magari con calma mi leggerò queste parti qua in più che ci sono. E niente, che quello che potevo magari dire su questo enciclopedia della paura di quest'anno del 2024, quello che potevo dire magari l'ho già detta. Che al massimo vi lascio magari tutte le informazioni che riesco a mettere sotto in descrizione. Trovate logicamente lì, sempre in descrizione, tutte le informazioni che riesco a trovare su questo volume, che magari metto sotto in descrizione cose che magari adesso in video non ho detto. E niente, quello che potevo magari dire, come stavo dicendo, ho già detto, al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale, che visto che oggi mi erano arrivati questi due volumi, il mensile e l'enciclopedia, e gli volevo dedicargli i video. Adesso non so nemmeno io quale far uscire prima, o il mensile o l'enciclopedia, però le trovate entro stasera, le trovate tutti e due i video sul mio canale, visto che appena ho finito di leggere un volume, mi sono andato a leggere anche l'altro, così facevo uscire tutti e due i video tutti e due stasera. E niente, per adesso magari vi saluto e ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!